Buonasera, grazie di essere venuti a questo incontro del secondo giorno del festival. Siamo totalmente nel tema di quest'anno con il professore Alan Kierman, qui accanto. Il professor Alan Kierman è professore emerito all'Università di Aix-Marseille 3, che si chiama anche Université Paul Cézanne, e anche directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Il professor Kierman ha già questo legame tra l'Inghilterra, che è la sua patria di nascita, e la Francia, ovviamente, dove ha insegnato, insegna da tanti anni, però ha anche molto legami con l'Italia, che già negli anni 60 ha studiato a Bologna, alla Johns Hopkins, e poi ha fatto anche ricerca, ha anche insegnato a lungo all'Istituto Europeo di Firenze, e anche alla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa più recentemente, e dunque potrà anche capire le vostre domande direttamente in italiano dopo. Ha già di per sé un atteggiamento molto globale, di capire molte le cose, però la cosa che mi sembra anche molto interessante nei suoi lavori è che c'è anche questo rapporto molto empirico anche di microeconomia, che è stato un po', se ho capito bene, il suo debutto per arrivare infatti alla macroeconomia un po' di questa sera, in certo senso. Ad esempio, ci sono queste ricerche, si potrà anche rileggere nel suo libro che sta per uscire alla fine dell'estate dall'editore londinese Routledge, il suo libro che si chiama Complex Economics, Individual and Collective Rationality, dove c'è ad esempio tutta una spiegazione a partire del caso del mercato del pesce a Marsiglia, però anche delle ricerche sono state fatte a Hong Kong, a Tokyo, a Sydney, e questo approccio empirico l'ha anche avuto recentemente alla Bank of England, dove è stato un research fellow, dove è anche andato nelle sale dei traders e che hanno detto che erano molto contenti di grazie a lui poter magari capire di meglio che cosa facevano nelle sale di trading, e grazie alla sua analisi. E dunque c'è questo approccio empirico, però anche molto dinamico, mi sembra, perché mi sembra che il professor Kierman, direi così, odia le cose statici, che non si muovono, che non cambiano, e lui parla molto di questi processi e questi comportamenti che cambiano, che sono molto importanti, mi sembra, nella sua ricerca. Lo vedrete nella presentazione subito. Lui anche si interessa a quello che spessissimo è trascurato, e ad esempio nelle analisi della crisi attuale, come questi concetti di fiducia, di reti di relazione, di conteggio, che non sono al centro della ricerca economica normalmente, e aiuta anche a fare questa autocritica della teoria economica, e anche ad esempio per noi giornalisti che siamo molto ignoranti, però scriviamo lo stesso, lui aiuta anche a andare via di questa doxa del giornalismo economico, dove non so, c'è il mercato eccetera, e mi sembra nel suo ultimo libro dice molto chiaramente non esiste un mercato, è una cosa un po' ridicola di dire il mercato ha pensato, il mercato ha avuto il timore, eccetera. E leggendo il professor Kierman si capisce esattamente questa pluralità delle agenti. E infatti anche lo suo approccio anche evoluzionario è anche di ispirarsi a altre discipline come la fisica, la biologia e la sociologia, perché per lui, lo spiegherà un po' penso stasera, l'economia è un sistema complesso e come tale si deve studiare e evitare
di avere ricorso a dire cose un po' troppo semplici. In questo caso, in certo senso, anche se non l'ha ispirato, ricorda un po' il filosofo olandese Mondeville, che nel Settecento aveva fatto questo scritto provocatorio della favola delle api, dove ha fatto molto stupore all'epoca, e che anche si era ispirato in certo senso di altre discipline, anche se diciamo la paragona si ferma qui tra di loro. C'è anche questa idea di portare nuove idee nella riflessione economica, nella riflessione scientifica, e io sono molto contento e impaziente di sentirlo spiegare, legato alla crisi, la sua vista di questi fenomeni economici. Professore. Grazie Frank Paul. Devo scusarmi dall'inizio per il fatto che il mio italiano è molto troppo imperfetto per fare tutta la presentazione in italiano. Non ho mai studiato l'italiano, ho imparato l'italiano correndo nelle gare con gli amici del villaggio, e dunque è un italiano molto primitivo, dunque non posso spiegarmi in italiano. Per questo prego di scusarmi. I'd like very much to thank Tito Boeri for inviting. E vorrei ringraziare Tito Boeri per avermi invitato a questo bellissimo evento. Sono ancora sorpreso dall'Italia, nel senso che ci sono migliaia di persone che vengano a una conferenza sull'economia, migliaia di persone che vanno a un festival della filosofia. In questo senso sono sorpreso. Eppure, se uno guarda Rai 1, non si riesce a pensare che questo sia lo stesso paese, la stessa società, che non si può immaginare che chi guarda Rai 1 abbia questi gusti così sofisticati. È comunque sempre un piacere venire qui in Italia. It's always a pleasure to come to. E comunque, a parte tutto, è sempre un piacere tornare in Italia. Quando ad Oscar Wilde è stato chiesto, quando tornavo dagli Stati Uniti, gli hanno chiesto: si è divertito Oscar? E lui ha risposto: beh, mi sono divertito perché c'ero io, non c'era nient'altro da fare. No, invece per l'Italia non è così, l'Italia è veramente un piacere. Quello di cui vorrei parlare oggi, e il titolo mi è stato un po' imposto da Tito, comunque, titolo: bolle, paniche, crolli, cosa possiamo imparare dalle formiche e dalle api. Però ho due domande: fino a che punto la crisi economica, come vedrete, capirete anche presto perché parliamo di formiche e api, quindi fino a che punto la crisi economica ci fa ripensare le teorie economiche? Poi gli economisti hanno delle responsabilità in altri termini. Alcuni pensano che gli economisti abbiano una notevole responsabilità. Ciò che Paul de Grau ha detto è che chiaramente la crisi finanziaria non è solo dovuta ai deliri dei macroeconomisti. I deliri erano piuttosto diffusi anche fra banchieri, supervisori, media, politici. Eppure la società si aspetta che la comunità di scienziati sia meno vulnerabile ai deliri dei restanti, per cui la responsabilità della professione economica è schiacciante. Qualcun altro, non sto a dire tutto, nel Financial Times ha detto: no, non è vero assolutamente. Cercare di prevedere quello che accade nell'economia è come cercare di prevedere quello che accade col tempo. È molto difficile, stiamo migliorando, ma non si possono non si può dare la colpa solo agli economisti. Per me è un po' troppo ingenua questa come posizione. Io ritengo che ci sia una responsabilità che parte dalla Seconda Guerra Mondiale, quando c'è stato un lungo dibattito sulla responsabilità dei fisici per la bomba nucleare. Chi aveva lavorato nella ricerca aveva responsabilità per l'uso che poi ne era stata fatta della ricerca sul nucleare. Gli economisti hanno una responsabilità sull'uso a cui i loro modelli vengono prestati? Secondo me la risposta è sì, se me lo chiedete. Quindi la mia posizione è che noi per troppo tempo abbiamo costruito modelli non corretti, che vengono usati per le politiche, e non si trattava di ricerca economica semplice e innocua. Troppe persone hanno sviluppato e si sono comportate secondo una
visione del mondo non giustificata. Quello noi sentiamo parlare di crisi causata da eccessi, da persone che si sono comportate male, ma questo fa parte intrinseca del sistema economico. Non possiamo dire che sono estranei che hanno disturbato e turbato il sistema. Noi non siamo colpevoli di aver preveduto quando la crisi si sarebbe verificata, ma siamo colpevoli di aver costruito dei modelli in cui la crisi non poteva non verificarsi. Quindi, nello spiegare la crisi di oggi, possiamo dire, in primo luogo, che è una crisi di fiducia e al cuore, al nucleo, c'è ad esempio la Grecia. Si dice che non abbiamo più fiducia nella Grecia, nel governo greco, e pertanto non abbiamo più fiducia nell'euro. Ma la fiducia non è poi qualcosa che viene compreso, incluso nei modelli economici. Sentiamo parlare di spiegazioni di reti di banche, ma le reti di banche non ci sono nei modelli macroeconomici. Ci dice che c'è un problema di fiducia fra individui che ha causato la crisi, eppure nei modelli standard non c'è la fiducia interindividuale. E il contagio, anche questo non fa parte dei modelli economici standard. Sono tutte caratteristiche queste che sono tipiche di sistemi complessi, ma non di modelli economici standard. Eppure siamo, noi ci abbiamo creduto molto, eravamo molto sicuri della nostra teoria. Dopo una ventina d'anni di calma, Robert Lucas, presidente dell'American Economic Association, nel 2003 ha detto che il problema principale della prevenzione e depressione è stato risolto. Ben Bernanke nel 2004 ha scritto un articolo intitolato Grande moderazione, cioè mercati nel 2004, mercati non sono più volatili. Pensate, ovviamente da allora le cose sono cambiate, eppure Lucas ritiene ancora che siamo riusciti a gestire, a dominare la crisi nonostante, insomma, gli ultimi esempi. Com'è che gli economisti si sono infilati in un modello come quello attuale? Hanno costruito dei modelli che possono spiegare questa crisi? O secondo me direi che noi abbiamo incominciato sempre con gli stessi modelli, ma con la base sbagliata. Cioè, partiamo dall'idea di considerare un individuo che si è isolato e che interagisce solo attraverso il mercato, e togliamo la caratteristica più importante dell'economia, cioè il fatto che le persone interagiscano fra di loro. Quindi continuiamo a partire dalla parte sbagliata. Noi dovremmo considerare il sistema come l'economia come un sistema adattivo complesso. La parte degli economisti vi diranno: ah, ma il modello economico non è buono se non ha una buona microfondamento, un solido microfondamento. Cosa vuol dire? Cioè, si è scientifici soltanto se alla base c'è un comportamento razionale, ottimizzante, con individui razionali, e questo da Pareto in poi è sempre stato criticato. Ciò non di meno, nella maggior parte dei modelli, questi modelli sono basati su individui razionali che ottimizzano. E a peggiorare le cose, noi caratterizziamo l'economia come qualcosa che si comporti come quell'individuo razionale. Il passaggio dall'individuo al mercato, pensiamo appunto che il mercato sia un unico grande individuone razionale. Come ha scritto Mark Twain, c'è qualcosa di affascinante a proposito della scienza. Si ha una gran massa di congetture costruite su pochissimi fatti. Poco più di 20 anni fa io ho avuto una corrispondenza con Bob Solow, il premio Nobel, famoso per il suo lavoro sulla crescita, che mi ha scritto: la mia opinione del modo in cui gli economisti si comportano coincide con la tua. Cioè, io sono perfettamente d'accordo con la tesi per cui l'economia si autodistrugge, in parte perché insistiamo nel supporre che sempre e dovunque gli individui massimizzino le preferenze individualistiche soggette a vincoli tecnologici e di altro tipo. Questa è un'assunzione sbagliata, e la fratellanza, cioè gli economisti, la fratellanza è troppo cerca di spiegare i fatti sulla base di questo quadro, di queste basi sbagliate. Almeno ci siamo noi due, dice lui, e io temo siamo ancora pochi. 20 anni dopo non è che siamo cresciuti.
Io credo che sempre più stiamo costruendo dei modelli astratti, sofisticati da un punto di vista matematico, che però non contengano la possibilità di una crisi e non hanno relazione evidente con la realtà. Quello che oggi o come oggi, 21 anni dopo, scrive Bob Solow è: forse c'è nella natura umana un piacere perverso nell'adottare e difendere una dottrina totalmente controintuitiva che lascia il contadino assolutamente non iniziato a chiedersi: ma in che pianeta sono? E perché insistiamo così tanto alla razionalità? Perché siamo così attaccati a quella che chiamiamo razionalità. Quello che gli economisti chiamano razionalità non è quello che l'individuo medio intende per razionalità. Io credo che si tratti di una questione di comodità matematica che ci permette, il motivo per cui costruiamo questi modelli razionali. Le assunzioni che facciamo non sono testabili, dimostrabili, l'hanno detto in molti. Le nostre ipotesi non permettono che le preferenze delle persone cambino col tempo. Un economista ritiene che le persone hanno delle preferenze, che sappiano quali sono e che non imparino niente questi individui. Quindi c'era una pubblicità nel Regno Unito che diceva: io non mi piace la Guinness, e questo è il motivo per cui non l'ho mai provata. E tu dici: ma una scemenza. In realtà c'è qualcosa, per gli economisti questo è normale. Se hai le tue preferenze non c'è bisogno di testare, di provare le cose per capire se un modello ti piacerà. Ed è assurdo. E non permettiamo che i nostri modelli vengano influenzati da, cioè prevedano l'influenza di uno sull'altro. Il fatto che io faccia qualcosa perché il mio vicino lo fa o che mi dica di farlo, questo non è previsto nei modelli economici, né prevediamo l'influenza delle emozioni. E poi noi sappiamo, e tanto lavoro è stato fatto, noi sappiamo che a seconda delle emozioni il modo in cui ci si comporta cambia, il modo in cui si ragiona cambia, e questo vale anche per i mercati finanziari, in cui si dovrebbe essere molto ragionevoli e razionali. Le emozioni delle persone governano in gran parte il modo in cui si ragiona e si agisce anche sui mercati finanziari. Abbiamo evidenza dalla neuroeconomia, e poi su questo vi farò un esempio. C'è il gioco, l'ultimatum game, e in questo caso si mette una persona che deve decidere come dividere 10 euro messi sul tavolo, e questa persona dice 9 per me e 1 per il mio partner, e poi il partner può dire: ok, accetto, purché, e se accetta ne prende uno e l'altro 9, oppure poi dice: no, rifiuto, e allora nessuno dei due prende niente. Un economista direbbe che la persona deve a questo punto accettare se la quantità è positiva, perché dovrebbe rifiutare anche solo un euro, meglio uno che niente. Ma in realtà abbiamo osservato che molti rifiutano una ripartizione che fa da meno di 4 euro alla controparte. Noi sappiamo che quando rifiutano, quello che viene attivato è la parte emozionale del loro cervello e non la parte calcolante. Cioè, uno dice: ma perché io devo dargli 7? No, allora preferisco niente per uno dei due. Quindi questo non è il modo in cui però un economista vorrebbe che noi ci comportassimo. Perché stiamo supponendo questa estrema razionalità? Una delle risposte è che le persone hanno imparato ad essere razionali, hanno imparato a usare regole che siano soddisfacenti, e col passare del tempo imparano a usare le buone regole e si comportano come se ottimizzassero. Lucas, la stessa persona che ho citato prima, ha detto che possiamo supporre che le persone si comportino come se ottimizzassero, come quando guidano ad esempio, perché così fanno. Ma il problema è: se l'ambiente di cui uno sta imparando contiene anche altre persone le quali anche stanno imparando, quindi in un mercato si cerca di imparare, però anche gli altri cercano di imparare, e non è chiaro chi impara, tu o impara l'ambiente. Vediamo di illustrare questo punto. Qui vedete questo ratto che spinge un bottone su cui c'è scritto cibo. Lo scienziato pensa che sta addestrando il ratto a spingere. In realtà il ratto pensa che sta addestrando lo scienziato a mettere il cibo dietro il pulsante in cui c'è scritto cibo. Non è chiaro chi apprende, chi impara, chi insegna, quando ci sono tante persone che contemporaneamente apprendono e apprendono l'uno dell'altro. Quindi, invece che attenerci a queste ipotesi assolutamente molto basilari, dovremmo ripensare l'intera struttura. Non sono l'unico. Ben Bernanke adesso dice che questo
e fa riferimento a un evento del 6 di marzo, è stato un esempio di come sia complesso e caotico in maniera formale questo sistema, come questi sistemi, quello che è accaduto sul mercato azionario, è un esempio di come le cose possono dare origine a cascate, come la tecnologia possa interagire con il panico del mercato. Sono affermazioni che non rientrano questi nostri modelli standard, questo fanno pensare che c'è qualcos'altro al lavoro piuttosto che semplici individui che fanno calcoli sempre razionali. Io vorrei sostenere che gli economisti sono troppo ossessionati dall'efficienza, continuano a pensare a questo efficiente e questo no. Io in realtà penso che in economia il problema principale sia il coordinamento, come coordiniamo le nostre attività, come le persone gestiscono a livello locale per rimettere insieme le cose. E lì andiamo alle formiche, però non è che ognuna delle formiche riesce ad avere una visione generale, eppure sono coordinate in maniera tale da sì portare a un quadro e a un comportamento coordinato. Noi dobbiamo quindi pensare ad un sistema adattivo complesso ed essere meno ossessionati dell'economia, dall'efficienza. Con un aneddoto voglio spiegarvi perché, secondo me, gli economisti sono così ossessionati dall'efficienza, altri meno. Tre giocatori di golf, un prete, uno psichiatra e un economista. Tutti e tre piuttosto preoccupati perché la persona davanti a loro, che aveva un caddy, andava molto piano, quindi hanno cominciato a urlare: dai, sbrigati, sbrigati, noi perdiamo il tempo, eccetera, eccetera. E sempre più arrabbiati, questi tre alla fine hanno mandato il prete a chiedere perché questo signore qui davanti, anche se aveva un caddy che lo aiutava, giocava così lentamente. E il prete torna indietro molto, molto pieno di vergogna, dice: ma questa persona lo sapete perché va così piano? Perché è cieco e gli vuole un sacco di tempo, mi sono sentito così male e ogni domenica io spiego agli altri come rispettare gli altri individui, invece oggi sono io che ho urlato contro uno. Allora chiede allo psichiatra: Joe, tu cosa pensi? E Joe dice: è terribile, io ho sempre queste persone nel lettino davanti a me che mi spiegano dei loro problemi e cerco di aiutarli e sono qui che grido, un povero cieco, è terribile, sono una persona cattiva. E poi vanno dal terzo: Bob, e tu invece cosa pensi? L'economista: beh, io penso che la situazione sia assolutamente inefficiente, questo signore dovrebbe giocare di notte. Quindi gli economisti hanno una visione assolutamente diversa del mondo e di un'altra persona e delle altre persone. Un'altra cosa adesso volevo dire: gli economisti disegnano dei meccanismi che dovrebbero raggiungere risultati di efficienza. Ad esempio, gli economisti sono assolutamente orgogliosi del fatto che progettano dei sistemi d'asta che raggiungono il massimo del ritorno per le persone che vi partecipano. Vediamo se funziona. No, però prima devo dire una cosa sulla complessità. Ma molto rapidamente queste diapositive, perché alcuni dicono, quando sentono parlare la parola complessità, dicono che la complessità è una moda in economia, che adesso va di moda. No, non è di moda, è una cosa reale secondo me, e abbiamo queste caratteristiche che interagiscono, cioè agenti interagenti. Questi agenti hanno regole comportamentali semplici. E il fatto che interagiscono significano che come l'economia si comporta è diverso è diverso da come si comportano i singoli individui. Non vi fa pensare alle api e alle formiche tutto questo? E la domanda, io ho perso uno dei miei filmatini che c'era, mi dispiace, però perché gli aggregati, allora l'economia è diversa dagli individui, dagli agenti, perché il gruppo si comporta in maniera diversa dal singolo individuo all'interno del gruppo? Perché accadono le rivoluzioni? Non perché il singolo individuo seduto a casa sua che risolve il suo problema di ottimizzazione complicata pensa che l'unica soluzione sia uscire e ribellarsi e lanciare una rivoluzione. Sono tutti a casa, tutti risolvono i loro problemi e tutti si rivoltano assieme. No, non è così. Non è così che le rivoluzioni accadono. Le rivoluzioni accadono perché le persone comunicano, interagiscono, si influenzano e poi escono e si ribellano. Come ha detto Isaac Newton, posso calcolare il movimento dei corpi celesti, ma non la follia delle persone. Qui vedete c'è un gruppo di persone che dovrebbero essere razionali, che agiscono attentamente, fanno calcoli in maniera non emotiva, non influenzati da quelli intorno a loro. E già li vedete, insomma, come sono messi. Poveretti, insomma, è un po' fatica che siano
calmi e non influenzati da quello che accade intorno a loro. E questo lo vedete, è un chiaro contrasto fra il nostro modello degli economisti e come la gente effettivamente si comporta. Perché noi dovremmo trattare l'aggregato come un individuo? Facciamo un esempio, quello delle api. L'esempio delle api, quello che accade è la cosa seguente. Cioè, vorrei che notiate la differenza tra l'ape rappresentativa e la vera realtà, e la realtà reale. Le api, questi individui, come mantengono la temperatura dell'alveare costante? Beh, sbattono le ali e quindi fanno muovere l'aria. Quando la temperatura è più alta c'è bisogno di più circolazione dell'aria. Ogni macroeconomista vi direbbe, ragionevole, che l'ape media, appena la temperatura va su, sbatte le ali più rapidamente. Però se uno in realtà ci sta dietro, la prima cosa che sente quando la temperatura aumenta è prima sente fare zzz, e poi sempre uno zzz, un fruscio sempre più rapido, ma non... E no, non è vero, scusate, è sempre lo stesso livello di rumore, è che aumentano il numero delle api, ogni ape ha una sua soglia e a questo punto tutte, non è che aumenti la velocità di sbattimento delle ali, aumenta il numero delle api che sbattono le ali, quindi sono individui semplici, on off, non è che hanno delle variazioni nella velocità di battito delle ali, no. Semplicemente c'è un maggiore partecipazione, molte sono off e molte sono on, e poche sono on se la temperatura è bassa, e l'opposto se la temperatura è on. Quindi collettivamente hanno un comportamento sofisticato, se la temperatura va su loro fanno sì che la temperatura si abbassi, ma loro non sono individui sofisticati, sono un gruppo sofisticato. E qual è la difficoltà che è associata a un modello economico standard? L'economia è fatta da individui che interagiscono e sistemi di questo tipo non hanno un comportamento aggregato che corrisponda al comportamento individuale. Per interazione diretta cosa intendo? Beh, in effetti le persone interagiscono, scambiano informazioni. Non è vero che tutte le informazioni che riceviamo arrivano da una qualche fonte centrale. Le persone si influenzano reciprocamente, modificano le proprie aspettative. Se incontro delle persone che mi dicono che il prezzo delle azioni dell'Apple aumentano, magari ne sarò influenzato. Le persone si imitano quando vediamo qualcuno che sta andando bene. Ovviamente, sì, evidentemente ci sono delle persone che, non so, che hanno grande successo, che dovrebbe, come Frank Paul qua, allora diciamo, oh, lui ha successo, mi devo comportare come lui, però non abbiamo a volte la spiegazione, nessuno sa a volte chi commercia con chi, chi fa cosa, chi decide i prezzi, c'è solo un'interazione, c'è una branca dell'economia in cui le persone effettivamente agiscono direttamente l'uno con l'altro ed è la teoria dei giochi di cui senz'altro avrete sentito parlare. Nella teoria dei giochi gli individui fanno cose estremamente sofisticate, cioè pensano a che quando agiscono, a cosa farebbero gli altri come reazione. Quindi invece di essere semplici individui isolati dicono se io faccio questo lui cosa fa, come risponde, oppure se lui fa questo io cosa dovrei fare. La situazione si fa molto più complessa nel gioco, ogni individuo pensa a quello che gli altri fanno e pensa che anche gli altri individui siano intelligenti, e quindi è molto diverso questo dal comportamento di un modello standard. Una gran parte di voi conosce perlomeno l'idea della teoria dei giochi di John Nash eccetera, però noi dobbiamo aumentare la capacità di calcolo degli agenti. Se usiamo la teoria dei giochi, noi pensiamo che tutti agiscano in maniera strategica e pensino a quello che le altre persone fanno, ma questo è molto complicato. Pensate al problema seguente. Siete in autostrada, guidate da Trento a Verona e vedete che è murata. E vedete che però nella strada a fianco non c'è nessuno, ha problemi, non ci sono tra... Allora dite... Beh, domani prendo la stradina a fianco all'autostrada e poi vi dite no, però aspetta un momento, tutti gli altri in autostrada vedono che la strada a fianco sono intelligenti e tutti loro andranno, e quindi io rimango su questa autostrada. Aspetta un momento però, tutti fammici ripensare, perché sono anche loro intelligenti, anche loro penseranno che tutti pensano che tutti pensino, e quindi forse dovrei davvero andare nella strada di là. No, ma forse no, anche loro pensano che io pensi che, insomma, e questa cosa va avanti all'infinito.
E questo nella teoria dei giochi si chiama il problema della conoscenza reale, rende la teoria piuttosto complicata. Questo problema è stato visto prima che fosse un problema accademico da Charlie Schulz, che aveva già analizzato questo problema, e qui potete vedere, chi con voi conosce il calcio la cultura americana, sapete che ogni anno Lucy fa questo, cioè Lucy mette la palla del football a Charlie Brown e gli dice: guarda qui, perché non dai un calcio? E vedete l'espressione di Charlie Brown, dice: guarda, io tengo la palla, tu arrivi correndo e calci. Affare fatto. E Charlie Brown dice: so che cosa hai in mente, perché accade ogni anno. Ogni anno lei mi fa lo stesso gioco. All'ultimo momento tira via la palla proprio nel momento in cui io cerco di calciarla, però dice: ma questa volta lei sa che io so che lei sa che io so che lei sa che cosa lei farà, e quindi sono ben più avanti di lei. E quello che accade ovviamente è che lei tira via la palla, e lui, e cosa gli dice lei? Ma ho immaginato che tu sapessi che io sapevo, che io sapevo, che tu sapevi, che io sapevo, che tu sapevi, insomma la devo tirar via comunque. E quindi lei ha fatto un passo in più, n più 1 rispetto a lui. Se entrambi avessero ragionato adeguatamente non si sarebbero mai fermati e sarebbero andati avanti n volte all'infinito, il che significa che usare la teoria dei giochi può essere un modo molto complicato per analizzare quello che fanno le persone. Quindi, sebbene la teoria dei giochi è molto complicata, non è un buon modo per analizzare i problemi di mercato standard. E quale sarebbe un modo più semplice? Forse pensare a un mondo in cui gli agenti utilizzino regole semplici e interagiscano con quelli che sono intorno a loro, imparano da e a proposito di coloro che con cui sono collegati. Se prendiamo questa opinione, le esternalità, cioè quelle cose che io faccio possono avere un effetto su qualcun altro, diventano centrali e non una imperfezione nel modello. Quando uno ha un impatto su qualcun altro, quando c'è un'esternalità, quando uno inquinando influenza un'altra persona, eccetera eccetera, tutto questo diventa centrale nel modesto e non nel modello, e non un qualcosa che viene aggiunto. E una volta che questo si accetta, bisogna spiegare come si interagisce, attraverso quale rete, chi interagisce con chi, e dobbiamo prendere in considerazione questa rete di rapporti che governa l'evoluzione dell'economia, e capire la struttura e l'evoluzione di questa rete è fondamentale per capire i fenomeni macroeconomici. Senza capire la rete di rapporti fra banche, fra aziende, fra governi, non si può effettivamente capire quello che accade, eppure è qualcosa che non c'è nei nostri modelli standard. Dobbiamo pensare più come questi soggetti, e questi soggetti sono le formiche, e torneremo appunto al discorso del perché sono importanti, però non si può mai cercare di prevedere il comportamento delle formiche sulla base di una sola formica rappresentativa. Pensiamo un pochino alle bolle, ai crolli, al panico, e pensiamo come questo discorso si correla alle formiche e alle api. In generale, quando valutiamo i crolli, le bolle, le crisi, ci viene detto che dobbiamo sempre individuare il responsabile, però come diceva Voltaire, in una valanga non è che il singolo fiocco di neve sia responsabile del fenomeno, e questa è una situazione che si verifica ovunque, perché non c'è un individuo, un gruppo di individui responsabile della bolla o del crollo. Vediamo il modello del mercato finanziario. I modelli dei mercati finanziari sono simili per la loro costituzione, anche se matematicamente sofisticati. Ecco, gli agenti, gli attori di questi mercati hanno modalità di prevedere i prezzi futuri. Una volta previsti i prezzi futuri, decidono quanto acquistare e quanto vendere. Una volta fatto questo, viene definito il nuovo prezzo di un bene, e questo prezzo a quel punto a sua volta cambierà le previsioni di quello che succederà, perché il prezzo è cambiato, quindi la gente si chiederà: e adesso cosa succede in conseguenza del cambio del prezzo? Quindi funziona così il modello: si fa una previsione, gli attori cambiano il prezzo cambia le previsioni, va avanti sempre così.
La maggior parte dei mercati finanziari si basano sull'idea dell'ipotesi dei mercati efficienti. Ne avrete sentito parlare in varie occasioni. L'idea è semplice. In un mercato efficiente tutte le informazioni pertinenti sono contenute nei prezzi. Non occorre guardare altrove per trovare le informazioni. Tutte le informazioni sono già lì, nei prezzi. L'argomentazione fondamentale viene dal lavoro, dagli studi di Bachelier alla fine del XX secolo, che ha cercato di dimostrare che i prezzi di un mercato seguono un ordine random, una legge casuale, non sono prevedibili. Se ci fosse una componente prevedibile nel prezzo, verrebbe utilizzata da qualcuno per guadagnarsi, quindi non c'è componente prevedibile. Ha detto due cose questo signore: non posso sapere sulla base degli attuali prezzi quali saranno i prezzi futuri, perché altrimenti potrei guadagnarci. Secondo, dice che un cambiamento dei prezzi è come praticamente quello che succederebbe da una distribuzione normale. Non so, c'è un cambiamento e una distribuzione normale. Questa ipotesi è l'ipotesi di Bachelier, però praticamente un matematico francese, Poincaré, dice, le sue parole non vanno prese sul serio, perché purtroppo non si valutano le informazioni e si guardano gli altri, ci si comporta come delle pecore, come un gregge sui mercati, non ci si comporta sulla base di informazioni, non si raccolgono informazioni in maniera indipendente e si agisce di conseguenza, no, si ha un comportamento da gregge, ci si comporta come gli altri. E tutti dicono, povero Bachelier, ha sviluppato questo strumento bellissimo usato da tanti sui mercati finanziari e non è vissuto abbastanza, non ha nemmeno sentito Alan Greenspan, che ha detto che appunto questo edificio intellettuale è crollato interamente nell'estate del scorsa. Poincaré e altri hanno detto che l'assunto di base era falso, lo sappiamo sulla base delle evidenze empiriche, però tutte le tesi finanziarie si basano su questo. Perciò, perché chi ha appunto usato e realizzato i derivati sulla base di questa ipotesi di base ha continuato a farlo malgrado le evidenze empiriche e le argomentazioni teoriche? Black-Scholes appunto pure, perché ha persistito. Beh, effettivamente a me piace la persona che cerca una monetina sotto una lampada. Qualcuno gli ha detto, ma l'ha lasciata qui? No, l'ho fatta cadere in un posto buio, ma cerco la luce per trovare la monetina. Quindi si cerca sempre di vedere chiaro nelle cose. Fama, un grande pioniere dei mercati efficienti, ha detto, ricordate che cosa serve l'ipotesi dei mercati efficienti, viene usata soprattutto per giustificare l'idea che più che si diversifica il portafoglio, meno rischio c'è. Questo è un assunto molto importante della finanza moderna che viene utilizzato per appunto giustificare l'estensione dei mercati finanziari. Però Fama ha detto che questa ipotesi non è giustificata se non c'è l'ipotesi di normalità di base. Senza entrare nei dettagli, probabilmente avete capito cosa intendo. Questa ipotesi, ricordate, costituisce proprio la base della costruzione dei derivati finanziari. Warren Buffett nel 2003, prima della crisi, dice: secondo noi i derivati sono strumenti finanziari di distruzione di massa che comportano pericoli che, sebbene adesso latenti, potenzialmente sono letali. Questo ben nel 2003, 4 anni prima dell'inizio della crisi. Pensate, perché quindi si va avanti in questo modo? Per inerzia, si persiste a fare cose che si sa fare. Nei mercati finanziari la gente ha persistito con le opzioni di prezzo di quel modo, in quel modo, perché le si conosceva. Si continuava a costruire dei modelli in un certo modo perché li si conosceva bene. Come dice Mencken, in linea con Krugman, c'è sempre una soluzione facile per ciascun problema dell'uomo, una soluzione chiara, plausibile e sbagliata. Però dov'è che si sbaglia? Che cosa c'è di sbagliato in questa teoria? Guardate queste persone, guardano in alto al cielo. Ecco, 20 studenti in Times Square guardano il cielo. Perché?
Dopo un po' ci sono migliaia di persone che fanno la stessa cosa, perché se i primi guardano in alto ci deve essere qualcosa da vedere, quindi tutti guardano in alto, alzano lo sguardo. Perciò dopo un po' ci sono migliaia di persone che guardano il cielo perché pensano che se gli altri guardano ci deve essere qualcosa da guardare. È questo che è sbagliato nell'ipotesi dei mercati efficienti. Esempio, i soggetti razionali alle volte arrivano ad un risultato inefficiente proprio comportandosi in questo modo. Esempio del ristorante, due ristoranti, mettiamo che ci siano, l'A e il B. La gente conosce qualcosa di questi due ristoranti. Il 90%, diciamo che questi segnali privati sono affidabili, poi ci sono i segnali pubblici, quello della guida Michelin, che sono affidabili al 55% soltanto. Quindi il segnale privato è migliore di quello pubblico, va considerato per primo. Supponiamo che obiettivamente sia migliore quello A, però il segnale pubblico fa un errore, dice che è migliore il B. Il 90% dei segnali privati dicono che è meglio A, quindi tutti dovrebbero finire nel ristorante A. E se il segnale viene trasferito, succede così. Però è possibile che tutti arrivino a B. Perché? Perché può succedere questo? Pensiamo alla persona su 10 che riceve il segnale privato sbagliato, cioè di andare a B. Questo signore segue il suo segnale privato, va a B, e dopo ci sarà uno che segue il suo comportamento, il successivo riceve il segnale privato di andare ad A e pensa di andare ad A perché è affidabile, poi guarda un attimo e vede, però c'è qualcuno l'ha seduto nel ristorante B, perché sta lì nel ristorante B? Forse ha ricevuto il segnale privato sul fatto che B è migliore di A, però il suo segnale privato è tanto buono quanto il mio, quindi ignoro il mio segnale privato e guardo quello pubblico che dice che B è migliore, quindi due vanno nel ristorante B. Arriva il terzo e dice: il mio segnale privato mi dice che il ristorante A è meglio, però ci sono due tizi seduti nel B, fa lo stesso ragionamento, va al B anche lui. A quel punto cosa succede? Dopo il secondo, tutti essenzialmente gettano via le informazioni che hanno. Noi guardiamo, vediamo che cosa fa la gente con le informazioni a propria disposizione, però se uno non utilizza queste informazioni non diventano mai pubbliche. Ecco, a quel punto l'ipotesi dei mercati efficienti crolla. L'effetto collettivo elimina le informazioni private, quindi c'è una contraddizione con l'ipotesi dei mercati efficienti. Esempio della cascata delle informazioni. Il primo dice: ho delle azioni che veramente è meravigliosa, tutti a un certo punto dicono Excel, Excel per dire meravigliosa, e uno capisce sell che vuol dire vendere, e quindi a un certo punto un altro dice goodbye e loro capiscono buy che è acquistare, e quindi le informazioni vengono trasferite in maniera sbagliata, quindi le informazioni possono essere inferite da quello che si sente dagli altri. Cosa cerchiamo di fare con i mercati finanziari? Perché ci preoccupa tanto la questione? Quali sono i problemi? Qui vediamo l'indice azionario del DAX, il tedesco, e praticamente se si crede nella legge random casuale, a un certo punto ci potrebbero essere tutti questi movimenti casuali. Dobbiamo spiegare però il fatto che a un certo punto c'è una svolta principale. La spiegazione standard è che magari, non so, a un certo punto è arrivata una notizia che ha scioccato il mercato e l'ha portato al ribasso, però non c'è una notizia di questo genere. L'unica notizia è semplicemente che, non so, è accaduto qualcosa in Russia col presidente, improvvisamente magari c'è questa svolta nei mercati azionari. L'idea è quindi costruire dei modelli dove questi cambiamenti si possono verificare non perché c'è uno shock esterno, ma interno. Esempio molto semplice.
quando si deve andare a cercare il cibo, le formiche scelgono tra due possibili strade, diciamo che ci siano, non so, dei punti e una lunghezza del sentiero uguale. Che cosa fanno? Si dividono in due parti uguali. No, no, non si dividono in parti uguali, però vanno tutte in una direzione, poi improvvisamente bloop, passano nell'altro sentiero, poi bloop, tornano in quell'altro, tutte insieme però. Quindi che cosa ha a che fare questo con la nostra economia, con gli economisti? Pensate a quelli che prevedono i prezzi del futuro. Sono due le possibilità. Da un lato abbiamo appunto persone che cercano di estrapolare magari dai prezzi precedenti e cercano di prevedere i futuri, altri che invece sono i fondamentalisti, cioè pensano che ci sono dei valori fondamentali e che i prezzi ritorneranno. Cosa succede? A differenza di quello che normalmente si dice, non si avrà una buona distribuzione tra i certisti e i fondamentalisti, ma succede che per un certo momento tutti saranno certisti e poi dopo torneranno a diventare tutti quanti fondamentalisti. Essenzialmente andrà così, quindi il mercato oscillerà tra le due tendenze. Si possono verificare delle bolle quando ci saranno i certisti, però poi potranno essere sovrastati dai fondamentalisti. Ecco, vedete qui le formichine che vanno a cercare il cibo e tornano indietro. Dopo un po' questi cominceranno a utilizzare un sentiero più di un altro, vedete? Ecco, se lo facessimo andare avanti per tanto tempo, cosa vedremmo? Che improvvisamente le formiche passano all'altro sentiero, però non saranno mai divise a metà esattamente, anche se entrambi i sentieri sono della stessa lunghezza, il cibo è alla fine. Altro esempio, qui le formichine sono vere, tra l'altro, queste formichine, vedete, questo poveretto è andato perso. Comunque alla fine arrivano proprio a seguire il sentiero, l'unico sentiero. L'altro sentiero è più lungo, quindi qui sono state anche furbe perché sono andate per la via più breve, però alle volte prendono anche quello più lungo. Insomma, comunque è importante che passano da uno all'altro. Uno potrebbe dire, beh, le formiche fanno così perché ci sono i feromoni, e nei mercati finanziari non ci sono i feromoni, la gente si parla, si incontra, però guardate, lo fanno anche le formiche, questa spiega quell'altra dov'è che si trova il cibo, e fanno anche un reclutamento, si parlano, si spiegano che cosa succede. Beh, mi è stato detto di parlare di formiche e api, ecco perché faccio tutti questi discorsi. In economia tipicamente si dice che c'è un prezzo d'equilibrio, non so, per esempio delle azioni. Alle volte ci si allontana da questo discorso, però nel modello di cui vi parlavo, appunto questo non succede. I prezzi si spostano, si muovono. A lungo andare c'è una struttura in questi prezzi. Abbiamo visto qual è il problema, però non possiamo mai sapere dove si collocherà il prezzo. Si muove sempre, si sposta sempre, quindi ci allontaniamo dal modello standard. Questa è la distribuzione dei prezzi azionari. Se si crede al modello di Bechelier, abbiamo la distribuzione in blu, però invece gli certisti, quelli che appunto cercano di estrapolare i prezzi, avranno una distribuzione del tipo rosso. Questa distribuzione in rosso ci suggerisce che certi eventi molto più selvaggi si verificano più frequentemente che nella distribuzione blu. Sicuramente ci sono degli eventi che si verificano più nel rosso che nel blu, secondo questo modello. Qui vediamo appunto bolle e crolli. Chi cerca di estrapolare i prezzi, quando il numero di coloro che estrapolano i prezzi aumenta, allora si verifica una bolla. Questo è il punto. Adesso brevemente, non so se ho ancora tanto tempo, 5-10 minuti. Vediamo una situazione molto semplice, pre-crisi. Nel primo diagramma
vediamo i derivati, quelli che sono stati prodotti. Originariamente c'erano tante obbligazioni ordinarie, poi i derivati hanno preso piede nel 2007, vedete che c'è stata una gran quantità di derivati che si basavano soprattutto sui mutui. Qui tutti conoscono il mercato e come funzionava. Praticamente le banche prestavano a soggetti che acquistavano immobili, questi mutui sono stati venduti ad altre banche e messi insieme ad altri mutui. I derivati sono strumenti che contengono tanti mutui sulle case. Nel secondo diagramma cosa cominciamo a vedere? Vediamo la velocità a cui non si pagava, si era inadempienti sui mutui e quindi nel 2007 sicuramente si vede che le inadempienze sono più rapide rispetto ai precedenti mutui, perciò c'era qualcosa che non andava, per così dire. Cosa è successo poi ai prezzi di questi titoli correlati ai mutui? Sono stati ad un plateau fino a che c'è stato il crollo delle prime obbligazioni e poi anche delle altre. Come è spiegabile tutto questo? Si potrebbe creare un modello semplice dove succede questo. Io devo decidere, qualcuno mi offre in un derivato tutti questi mutui, io controllo, vediamo i mutui che fanno parte dello strumento oppure lo compro a scatola chiusa e lo vendo ad altri. Mi guardo intorno e vedo cosa fanno gli altri. Se tutti comprano e rivendono, perché preoccuparsi di vedere qual è il valore all'interno dello strumento, qual è il valore dei titoli? Semplicemente acquisto e vendo. Però se per esempio ci fosse la possibilità di inadempienza, si andrebbe a controllare. Allora, se uno controlla, anche l'altro dice, beh, se quello controlla, perché non controllo anch'io qual è il valore dei titoli? Perché magari, non so, non riesco più a rivenderli una volta che li ho comprati. Quindi c'è una cascata verso il basso, nel senso che tutti cominciano a controllare e quando si vede che ci sono delle inadempienze c'è un crollo dei prezzi e del mercato. Esattamente questo che è successo. Quando si interagisce, nella misura in cui si adotta la regola di non controllare i titoli di base, tutto va bene, ma nel momento in cui uno gli viene in mente di controllare, crolla tutto. E quindi è l'interazione tra i vari soggetti che può provocare certi problemi. Arriviamo ad un altro punto. Vi parlavo della struttura e delle interazioni tra i mercati, cosa molto importante. Qui Andy Holden della Bank of England dice essenzialmente questo. Se guardiamo per esempio il fallimento Lehman Brothers e quando guardiamo per esempio tutti questi fallimenti delle banche che sembrano essere un'epidemia, lui dice non c'è niente di diverso da un'epidemia dell'influenza per esempio. Ha le stesse caratteristiche, abbiamo un'interazione complessa tra le varie componenti, gli elementi costitutivi che si influenzano gradualmente. A quel punto la rete bancaria collassa, crolla come se ci fosse un'epidemia che si diffonde nella popolazione, non so, per esempio si può avere anche un crollo della rete in generale. Vediamo perché è importante la struttura. Tutti ci hanno detto che la rete finanziaria internazionale è sempre più intercollegata, quindi ampliandosi le dimensioni si riduce il rischio perché si diffonde il rischio, si distribuisce. In realtà, guardando tutti questi grafici, si vede che la rete diventa sempre più debole, più fragile. Vediamo perché, vediamo che cosa significa il tutto. Guardiamo questo primo grafico. I nodi, diciamo i punti di intersezione, corrispondono ai paesi. Le dimensioni corrispondono alla quantità degli asset. Guardiamo il Giappone e gli Stati Uniti. Le dimensioni del Giappone dipendono da quanti asset americani avevano loro e viceversa. Lo spessore delle linee tra i due paesi mostrano quanto, per esempio, di asset un paese ha rispetto all'altro. Vediamo che c'era già una buona connessione nell'85, però non c'erano dimensioni grosse. 95, il tutto è molto più grande, ci sono molti più asset
esteri. I grossi paesi vengono ad essere più interconnessi. 2005 succede questo, tanti asset esteri detenuti da paesi tipo Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, e questi paesi sono ben intercorrelati, tutto il network è sempre più connesso. Questo non significa che c'è più fragilità. Il network, visto che c'erano questi grossi paesi con tanti asset esteri, sono diventati molto vulnerabili. Un piccolo cambiamento negli Stati Uniti potrebbe ripercuotersi in altri paesi, quindi questo network è diventato fragile, estremamente debole e fragile, con una specie di epidemia. Quindi guardare la struttura di questi network consente alle banche centrali di capire quando le cose diventano pericolose o fragili. Ecco i segni di pericolo che non voglio leggervi. Il risultato è che i sistemi risultano essere vulnerabili, alla trasmissione di problemi. Nessuno l'aveva pensato. Il sistema si è evoluto in questo modo. Nel tempo dobbiamo stare attenti a percepire segnali del sistema. In questo senso, però, uno potrebbe dire non si possono lasciare a se stessi i mercati, si organizzeranno da soli, e lo diceva Smith. Alcuni dicono che questa è una giustificazione per non interferire con i mercati. I mercati finanziari sono diventati molto vulnerabili senza che qualcuno l'abbia fatto volontariamente, quindi chiaramente si organizzano da soli i mercati, ma non c'è motivo di credere che questo sia un processo stabile, nel senso che quando si organizzano da soli non è che c'è una stabilizzazione. Man mano che gli attori sui mercati cambiano le regole, si ottengono dei cambiamenti in tutto il sistema, non perché qualcuno magari deve essere colpevolizzato di fare qualcosa di sbagliato, ma perché improvvisamente la struttura si infragilisce e crolla. Quindi con un sistema di questo genere avete sentito persone dire abbiamo bisogno di più regole rigide, dobbiamo tornare alle vecchie regole, al vecchio sistema. La questione è che non si possono prevedere nuove regole per una situazione di questo genere, per i mercati finanziari, a meno che non si abbia proprio una buona comprensione di come funzionano. E il problema qual è? È che cambiano, si evolvono continuamente nel tempo. Quindi l'idea di riuscire a scrivere delle regole precise che riescano a regolare tutti questi mercati finanziari in futuro è una regola assolutamente inaccettabile, perché dobbiamo modificare continuamente le regole per controllare questi mercati, dobbiamo stare allerta, non dobbiamo semplicemente scrivere regole che i mercati seguiranno alla lettera. Naturalmente non sarebbe non è bello questo monitoraggio continuo e cambio delle regole, ma è l'unico modo per regolamentare un sistema complesso. Quindi l'idea di mettere insieme una serie di regole di questo genere è illusoria, perché non abbiamo un modello corretto di come funziona l'economia e i mercati, e questo modello di per sé cambia anche lui. Perciò le regole devono cambiare anch'esse, e lo sappiamo, i mercati, le borse cambiano sempre le regole, perché a un certo punto, una volta conosciute, si sa come ovviare alle regole. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo realizzare dei modelli economici che considerino l'interazione diretta tra gli individui. Questa è una preoccupazione centrale, non marginale. Nei mercati finanziari i prezzi si spostano costantemente e non si stabilizzano. L'economia deve essere vista come sistema fatta di individui che seguono regole semplici, e per ripetere, non abbiamo la colpa per non avere previsto la crisi, ma siamo colpevoli perché non abbiamo costruito i modelli dove questa crisi non si poteva non verificare. I nostri modelli sono stati usati come base per raccomandazioni che hanno portato a uno stato di disoccupazione e altri problemi. Come cambiare? Dobbiamo tenere la mente aperta, cambiare i nostri modelli, il nostro modo di pensare, però come diceva Buzz Brock, si vuole aprire la mente, ma non tanto da far cadere fuori il cervello. Quanto ci vorrà? Come diceva Max Planck, una nuova verità scientifica non vince convincendo i suoi oppositori che vedono la luce, ma semplicemente perché gli avversari a un certo punto muoiono e arriva una nuova generazione che accetterà la nuova verità scientifica. E questo essenzialmente è vero, bisogna aspettare la nuova generazione di
menti più aperte. Se volete saperne di più, c'è un libro che sta per essere pubblicato, potete copiare questa URL. È una versione preliminare, si può scaricare da questo sito. Vorrei farvi vedere adesso un video che mancava, non sono riuscita ad averlo prima, però potrebbe essere interessante farvelo vedere, credo che vi piacerà. Scusate, spero di farlo partire prima di dire altro. Dice che non si apre, quindi purtroppo magari ve lo faccio vedere in un altro modo. Scusate un attimo, aspettate. Cerco di trovare il file perché è un'ottima illustrazione di come gli economisti dicano di avere sviluppato dei sistemi efficienti, dei meccanismi efficienti per la risoluzione dei problemi. Spero che parta, vediamo. Spero di riuscire a farvelo vedere a tutto schermo. Di questo non sono così tanto sicuro. Riuscite a vedere lo stesso? La storia. C'è un incendio in un edificio. Tutti vogliono uscire dall'edificio, naturalmente arrivano i pompieri, però hanno soltanto una rete per prendere la gente, un telo, quindi si decide di fare un'asta per chi ha il diritto a saltare dalla finestra o dall'edificio in generale. Partito, forse la qualità non è buona, ma insomma il principio sarà chiaro a tutti. Adesso aspettate, mi devo fermare perché manca il suono. No, I've turned it off in the in system preferences. Excuse me a second. I'm sorry about this, but you will see this and hear the terrible things that happen in a minute. So, file. What did I need to see? Okay. I will show it to you again in a second. Just a second. System preferences. If you want, we can take some first question. Why can't I get my system preferences here? That's what I can't understand. There we are, okay. Now what we want is not displays, we want something else. How should we do? Maybe we try. Yeah, okay, try some questions. Right, whilst I try and work it out. Okay, why don't you... Grazie mille, Alan, per questa presentazione affascinante che... È stata veramente molto interessante, che si fa molto riflettere, magari sì, ce la facciamo. I can now manage to do it correctly, and now I think you will be able to enjoy, if that's the word. Speriamo che possiate godere di questo particolare filmato. La signora ha offerto 200, insomma, aumentano le offerte. Altri ha giudicato. Un altro ha detto 210 invece. Tutto può essere comprato, è solo una questione di prezzo. L'ha fatto anche per il film, fantastico. Sì, dunque si fa molto riflettere, soprattutto anche le ultime immagini,
penso che ci saranno anche tante domande. Magari la domanda sul ristorante A e B ce la teniamo per la fine per sapere come non sbagliare stasera, però cominciamo da qui a destra. Si potete fare delle domande chiarissime e brevissime, sarebbe fantastico. First of all, thank you very much for your speech. Intanto grazie per questa bellissima relazione, molto bella davvero. Può applicare il modello ai cluster industriali? Sa che in Italia sono un tema molto importante. Con imprenditori che avviano una nuova azienda, ne parlano al bar alla sera con altri, con potenziali colleghi. E magari questi la mattina dopo aprono una stessa azienda nello stesso settore, o addirittura fanno esattamente le stesse cose. Questo modello lo si applica come alle formiche? Sì, allora, ottimo esempio questo. Da Potman avete sentito parlare di questa nozione per cui c'è una rete, un cluster di aziende o individui, si costruisce una certa comprensione di quello che le persone fanno, e questo è il motivo per cui c'è Silicon Valley o questo insieme di aziende nello stesso segmento, nella stessa zona, che creano anche delle esternalità l'uno per l'altra e la comunicazione è fra loro. E a contrariamente a quello che si è sempre pensato, in cui si diceva che c'era solo concorrenza, no, c'è anche tanta complementarietà, scambio di informazioni, di opinioni in questi distretti industriali, e quindi c'è un livello di consapevolezza molto superiore, consapevolezza delle tecnologie ad esempio, come risultato dell'interazione, come ha detto lei. Nessuno ha pubblicato quelle informazioni ufficialmente, ma in questi distretti all'interno si sviluppano. Anche nelle squadre sportive ci sono gruppi di persone che giocano insieme e improvvisamente si trasferiscono le loro capacità e giocano meglio di altri senza che una cosa venga ufficializzata. Un fenomeno molto importante è questo raggrupparsi, questo trasferimento di informazioni fra le persone, fra i gruppi. Altre domande su distretti o altre realtà? Magari ne faccio una nel frattempo della riflessione. Sembra, le tue conclusioni mi sembrano giuste, però assai pessimistiche, dicendo questi sistemi complessi sono difficili da controllare e dunque non si deve smettere di adattare le regole. Credi che c'è la regolazione, come ad esempio stanno provando da alcuni mesi da fare nel G20, serve a qualcosa o è solo fumo agli occhi dell'opinione pubblica? Credo in questo momento c'è questa lotta fra due tipi di pensiero. Un gruppo che dice essenzialmente dobbiamo mettere a posto nuove regole molto strette e poi dopo lasciamo i mercati funzionare. E questa è l'idea di certi paesi che hanno l'idea di, per esempio la Germania, regole strette ma non abbiamo intervenzioni tutto il tempo. E l'altro gruppo, come io, che pensano che non possiamo creare questa struttura rigida e poi dire basta queste regole, abbiamo bisogno adesso dei carabinieri che controllano se loro rispettano queste regole, ma abbiamo bisogno di un tipo di controllo, regola molto più flessibile, dove guardiamo sempre, ci sono segni di debolezza, se vediamo questo, cambiamo un po' reserve requirements per esempio. Dunque un tipo di medico che è lì guardando i sintomi del paziente e non qualcuno che ha detto questo è il medico, sono i medicini per qualche anno e basta, ho trovato la soluzione. Dunque credo che c'è questo lotto in questo momento,
paesi che vogliono regole ma non intervenzione, non controllo continuo dei mercati, e paesi che vogliono un sistema più flessibile. Altra domanda? Sì, signore qui. Anche magari ci sono altri, così magari possiamo prendere alcuni insieme. Cominciamo con lui. Thank you, Alan, for this presentation. Grazie Alan per la sua presentazione. Questi modelli dei DRG sono molto usati, ad esempio, sono modelli per l'analisi. Cosa ne pensa lei di questi modelli, strumenti di analisi economica? Pensa che siano da buttare nel cestino o che? Perché questi sono strumenti standard. I DRG, DGR, scusate, Dynamic General Equilibrium Model. Perché mi sembra che lei li abbia criticati molto. Scusi, allora forse ha sbagliato la sigla. Sì, sono quelli che dice lei. Beh, non è una cosa gentile a dirsi, ma diciamo, se io e lei fossimo io e lei da soli a parlare, le direi che forse vale la pena di buttarli via, ma dal momento che siamo in una riunione pubblica direi che forse prestiamogli un po' meno d'attenzione. La struttura di quei modelli è fondamentalmente sbagliata, è fallace, sono statici, anche se si chiamano dinamici, non sono dinamici. I modelli strutturali sono modelli di equilibrio statici in cui si è in equilibrio e ogni tanto c'è una scossa, ma poi ci si rincammina sul sentiero corretto. E questa non è la struttura dell'economia, non è così che funzionano le cose. Quindi, detta molto francamente, dobbiamo ripensare la struttura di questi modelli e magari utilizzare modelli più nuovi dalla fisica. Come ha detto qualcuno recentemente, un modello standard in economia si basa sulla fisica del XIX secolo, la meccanica classica. E dal momento che c'è stato tutto un XX secolo usare la fisica del XIX secolo, nel XXI potremmo usare la fisica del XX magari. E quindi, non so, analisi dinamica in maniera diversa. E da parte della fisica statistica magari potremmo imparare, che per capire la natura in continua evoluzione dell'economia. Quindi la domanda è sì, buttiamoli via, insomma, dove ha detto lei di metterli. As we understand you, it's very difficult to make models. Sulla base di quello che ha detto, e comunque sappiamo, è difficile fare modelli, bisogna stare molto attenti e evitare di seguire regole obsolete. La mia domanda è, lei è arrivato alla conclusione che ci sono certe aree delle transazioni finanziarie in cui bisognerebbe, da cui gli economisti dovrebbero astenersi, allontanarsi del tutto? Perché il rischio che il sistema sia fuori controllo è troppo alto? Oppure lei pensa che comunque ci si debba provare, dovremmo continuare con tutte queste cose e non ci siano settori off limits, insomma, magari soltanto essere un pochino più attenti e seguire magari delle regole speciali nell'elaborare i modelli? Beh, io direi che non dovremmo. Io credo che potrebbe, lei ha ragione, noi potremmo identificare chiaramente dopo la crisi degli ambiti, delle parti del sistema finanziario che portano a una fragilità generale, ad esempio una leva molto alta nei mercati finanziari che rende le persone estremamente vulnerabili a una crisi, permettere lo sviluppo di un settore non bancario in cui le banche mettano i loro asset, però qualcosa che non ha, e quindi sembra non avere asset vulnerabili o nocivi, e questo è pericoloso. E dovremmo fare qualcosa per ridurre questo settore o comprenderlo nel settore bancario o applicare le stesse regole. Adesso abbiamo due tipi di banche. Le banche avevano sempre trasferito i loro asset in luoghi
non bancari, e queste sono pratiche che vanno eliminate o limitate. La mia idea è, guardando l'evoluzione dell'economia, beh, questo ci fa capire che ci sono delle cose che sono dannose, possono causare una grossa crisi economica. Bene, sono cose di cui dobbiamo occuparci per il loro pericolo e dobbiamo continuamente trovare regole per bloccare questa cosa. Vediamo un esempio recente. Abbiamo avuto una crisi recente, 10% nel Dow Jones. Perché? Perché c'era un trading computerizzato, tutto è arrivato a un certo livello di prezzi, a quel punto i computer sono stati istruiti di vendere e improvvisamente molti vendono. Non ha niente a che fare con quello che le persone pensano a proposito del mercato, è semplicemente qualcosa che è stato messo su artificiosamente per... Bisogna forse bloccare questo crollo automatico, fare qualcosa. E adesso abbiamo dei circuit breaker, cioè modalità per... magari per tenere sotto controllo l'evoluzione, questo sì, però evitare. Io non credo che qualcuno si sia mai messo a sedere prima dicendo dobbiamo elaborare una serie di regole, fra cui questa. No, non credo che quella sia stata... Dobbiamo invece stare sempre allerta, cambiare le regole, vedere quando certe cose accadono. Un calo del 10% nel principale indice azionario è un'enormità. Indotto da un fenomeno così banale, qualcosa che non avevamo mai preso in considerazione, e quindi dobbiamo, secondo me, stare molto attenti e limitare queste cose, evitare. Non sto dicendo togliamo le mani e non ce ne occupiamo, sto dicendo sempre allerta, come al medico che guarda un paziente, c'ha la febbre, dobbiamo farci qualcosa. Da dove viene la febbre? Non so se mi sono spiegato. Forse questo signore ha bisogno di nuovo del microfono. Un'altra domanda in realtà. Pensa che i protagonisti principali sul mercato finanziario mondiale saranno in grado di fare quello che lei ha appena detto, quello che ha appena suggerito? Io spero proprio di sì, abbiamo bisogno di coordinamento, perché se non c'è coordinamento fra paesi, ovviamente uno correrebbe in quel paese dove le regole non ci sono. Abbiamo bisogno di coordinare le incertezze, per così dire, fra i paesi, e dobbiamo avere un comportamento uniforme. 2 anni fa eravamo tutti preoccupati del salvare i mercati finanziari, impedire loro che collassassero, e magari avevamo il problema di iniettare troppo denaro. Adesso abbiamo invece un altro tipo di problema, sono cattivi, dobbiamo prendere delle misure rigide perché i mercati finanziari ci fregano. Quindi il potere è ritornato rapidissimamente sul mercato finanziario. Prima diciamo, adesso ne abbiamo paura, ma non dovremmo permetterlo. I mercati finanziari non devono governare quello che i paesi fanno, dovremmo avere noi delle misure per impedire che ciò accada, ed è difficile. Magari 2 ultime domande, una domanda qui. Hello, sono un economista, un microeconomista però, molto meglio. Io ho visto infatti recentemente molte persone fare ricerca su esperimenti sulla razionalità limitata, e quindi mi sembra che bounded rationale, la sua opinione un po' pessimista, si correla più al macro, per quello che c'è lo studio dell'economia dei paesi, piuttosto che le scelte dell'individuo. Com'è che c'è questo divario, ammesso che la mia percezione sia corretta, perché c'è questo divario fra il fatto che si facciano esperimenti, si cerchi, insomma, questo divario fra il micro e il macro? So che sappiamo che nel micro i modelli classici non sono perfetti, però a livello di paese le cose sono diverse. Beh, ottima domanda, ottima osservazione la sua. Quello che è accaduto è che negli anni 70 del Novecento i microeconomisti e le persone dell'equilibrio generale avevano capito le debolezze del mercato, e oltre a Kahneman, Tversky, la nozione della razionalità limitata, a questo punto si è creata l'economia comportamentale. Invece la macroeconomia in un qualche modo ha deciso che quella... che la macroeconomia standard deve essere alla base, cioè la microeconomia standard classica deve essere alla base del macro, senza prendere in considerazione di quello che era accaduto nella microeconomia. Strano, la macro si è basata sulla micro vecchia ed è rimasta rigidissima, legandosi a modelli che per molti microeconomisti sono obsoleti.
Perché? Non lo so. Perché i macro sono dei sostenitori della micro pura rispetto ai microeconomisti? I testi di macroeconomia moderna parlano sempre di un individuo rappresentativo, comportamento ottimizzante, eppure la microeconomia moderna conosce i punti di debolezza di questo modello, sanno della razionalità limitata, sanno delle relazioni, c'è la finanza comportamentale, eppure questo non viene compreso nei modelli macroeconomici. Perché ciò accada? Beh, penso sia una questione di capitale intellettuale. La macroeconomia ha investito tanto in quei modelli e non è ancora disposta ad abbandonarli, se non dopo una dura lotta. Se ne è parlato tanto del passare dall'età dell'informazione all'età della concettuale, cioè da un approccio basato su dati, modelli e informazioni verso un approccio più olistico, non più il cervello sinistro ma il cervello destro tutti insieme. Però quest'ultima parte non l'ho capita. Allontanarsi dal nuovo libro di Daniel Pink, da abbandonare il cervello sinistro verso invece un cervello intero o il destro, un approccio quindi integrando di più le capacità del cervello destro, dell'emisfero destro, abbandonando quindi il modello un po' troppo basato sulle informazioni e nel processo decisionale, eccetera. E come tutto questo si riflette nell'economia? Non sono sicuro di aver capito. Lei mi sta chiedendo un approccio più più moderno che comprenda l'intera, i due emisferi, sì. Ci sono evidenze dalla neuroeconomia, per cui si è cominciato a pensare a come si arriva alle decisioni. Le decisioni si prendono in maniera molto più complicata e integrata, non è che si fa l'elaborazione dei dati e basta. No, non bastano i dati, i fatti. Una volta che si incorpora tutto questo però nei modelli finanziari, allora questi agenti si comportano in maniera molto diversa di quanto non farebbero come se fossero solo individui che ricevono prezzi, due informazioni e basta. In realtà gli individui sono molto più enti molto più complicati e ragionanti. Andy Lower dell'MIT ha fatto un lavoro molto interessante su questo nel cercare di analizzare le reazioni dei trader, guardando anche le loro emozioni, misurando la traspirazione, le frequenza cardiaca, le onde cerebrali. Davvero facciamo fatica a capire come si fa a giungere a delle decisioni, però credo che possiamo prendere atto del fatto che forse anche la psicologia va presa in considerazione su come gli individui vengano influenzati dalle considerazioni di natura psicologica, come il cervello nella sua interezza operi in maniera molto complicata. Però ovviamente modelli che comprendano tutto questo non li abbiamo, non ancora, magari nel futuro sì. Però probabilmente è anche vero che la scatola nera del tutto la capiremo. Sappiamo soltanto quali parti ogni tanto di questa scatola nera si accende. Di essere venuti e consiglio veramente a tutti se sia riusciti a andare sul sito, a trovare il libro alla fine dell'estate, di guardarvi, di confrontarvi con Complex Economics. È veramente chiarissimo come linguaggio e presentazione. Si impara un sacco di cose e fa riflettere per molti giorni e settimane, penso. Grazie.